Come ti chiami? Michela. David. Cognome? Valerio. Bellini. Quanti anni hai? 35. 35. Cosa fai nella vita? Sono impiegata. Agente in attività finanziaria. I tuoi hobby? Viaggi, giardinaggio e adesso far la mamma. Sono al tamburo. Siete una coppia anche nella vita? Sì. Sì. Come e quando vi siete conosciuti? Allora, ci siamo conosciuti alle medie, quindi tanti anni fa. E poi ci siamo ritrovati diversi anni dopo, nel 2013. Ci siamo conosciuti alla scuola media, andavamo a scuola insieme, poi nelle strade hanno preso destinazioni differenti e poi ci siamo ritrovati 10 anni fa. È la prima volta che rivestite il ruolo del personaggio del carnevale? Sì. No, ho già vestito i panni dei tamburini del Borgo Nuovo a Castellamonte. Poi sono passato sotto il contado di Castellamonte, sempre nel carnevale storico di Castellamonte, e poi abbiamo aperto un gruppo, i tamburini Porta Traxia, quindi sempre nell'antico carnevale di Castellamonte, e oggi sono ancora il tamburo ma altrove. Come sei stato scelto come personaggio e quale emozione hai provato? Allora, siamo stati contattati dagli amici del comitato dello storico carnevale di Castellamonte, e che ci hanno chiesto se volevamo rivestire i panni dei personaggi, e ovviamente con grande gioia abbiamo accettato. Un'emozione fortissima. Sono venuti gli amici del comitato del carnevale di Castellamonte a chiederci se volevamo vestire i panni della bella Pigliatera, il primo console, e noi con grande emozione abbiamo accettato l'invito. Cosa rappresenta per te il carnevale di Castellamonte? Il carnevale di Castellamonte da sempre, sin da quando siamo piccolini, è la festa di Castellamonte, cioè uno degli eventi, se non l'evento più importante di Castellamonte, quindi è una festa bellissima. Beh, allora, è un evento molto importante per Castellamonte, spero che oltretutto questi ci diano con questa, dopo la pandemia, si possa ripartire alla grande come i vecchi, gli antichi splendori del carnevale di Castellamonte. Un ricordo particolare legato al carnevale. Ricordo la frenesia del tornare a casa da scuola, cambiarsi di corsa e andare per le strade per assistere alla sfilata. E poi ho questo ricordo dolce di infanzia, di quando i personaggi venivano all'asilo piuttosto che elementari a salutare i miei bimbi. Beh, uno dei ricordi più belli che ho è quando con gli amici ci preparavamo a fare le prove per i tamburi, con i tamburi, e c'era una gara tra i vari rioni a chi suonava meglio, e una gara tra tutti ad essere sempre i migliori a suonare, ecco. Un augurio per il carnevale. Spero, mi auguro che sia il ritorno di una grande festa e che dal prossimo anno ci sia sempre una maggiore partecipazione per riportarlo ai splendori di un tempo. Beh, un augurio intanto di quanto più di divertirsi, perché dopo 2 anni e mezzo di pandemia c'è la voglia di tornare a gioire. Quindi auguro a tutti una grande festa e di divertirsi. Un saluto a tutti i lettori di Obiettivo News. Ciao! Ciao! Venite a trovarci a Castellamonte.